finirà morto o imprigionato se andrà avanti così. Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco. No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo a palazzo. Avremmo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già appostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene. Ce la posso fare. Bene, siamo d'accordo. Una canzone, beh, un bacio, che ne dici? Volete divertirvi, ragazzi? Le nostre mercanzie. Gentiluomini, avete trovato le ragazze migliori della città. Un bacio per una fanciulla. State qui, dietro di me. Venite a divertirvi. Cora, sarà un onore. Con delle grosse mani. Tanto piacere. Di qui, messere. Venite a godere dei piaceri della vita. Che dite? Le nostre mercanzie vi aggradano? Venite a vorrei sedermi su queste ginocchia. Eccolo! Lì! Lì! Dovete prenderlo! Subito! Non lo vedo! Eccolo! Lì! Lì! Cosa combinate per scoprire l'inferno? Sono rovinato! Può essere sempre la stessa storia! Sempre così. Si comportano tutti allo stesso modo. Tutti! Ma cambieranno le cose prima o poi. Buonasera, signore. Ce l'hai fatta.
Marco è su una barca appena al largo. A momenti terrà un discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare. Trovatelo! D'accordo. Tanto piacere. Per poco cercate da divertirvi. Signore e signori, ecco a voi il venerabile Doge di Venezia. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno. In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale. Diamine, non lascerà la barca. Toccherà nuotare fino a lì. Te lo sconsiglio, ti scoprirebbero subito. E allora mi farò strada con la fame. Aspetta. Stanotte celebriamo ciò che ci rende grandi. Che le nostre luci illuminino il mondo intero. Ho trovato la pistola. Quella con cui hai fermato lui. Uccidi. I fuochi copriranno lo scoppio. Calcola bene i tempi e potrai andartene da qui indisturba. Ottimo ragionamento. Dopo di voi. Ti aspetterò al bordello, figlio. Sappiamo tutti che sono stati tempi assai duri. Tuttavia, ne siamo usciti insieme. E questo ha reso Venezia a... No. È troppo presto. Non sono pronto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescat in pace.
Qui ci sono le vesti migliori. Adesso quel tipo di mani. Vieni da se volete del lavoro di qualità a un prezzo contenuto. Detto. Eccolo! Prendetelo! Prima vendetta! Questo folle è un assassino! Nulla di più! Amici, mi vuole vedere la nostra città tenuta in salvo? Ottimo lavoro! Che spettacolo! Che spettacolo! Un vero eroe! Devi essere esausto. Vieni, riposati. Ah, il Salvatore di Venezia! Che cosa posso dire? Forse ho sbagliato a dubitare fin da subito. Ora vediamo il mosaico dei concorsi. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso e ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella mia, soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, sei nel posto giusto. Ragazze? Ezio, Ezio, Ser Antonio desidera parlare con te. Grazie del messaggio. Ah, eccoti. Vieni, Ezio. Vorrei presentarti un socio. Questo è Agostino Barbarigo, il futuro doge di Venezia, grazie a te. È un onore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. Condoglianze per vostro fratello. Se l'è cercata. Si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Vieni, Ezio. Dobbiamo parlare. Abbiamo trovato Silvio Barbarigo. È fuggito all'arsenale. Ah, fuggito? Vuoi dire che l'ha occupato? Con almeno 200 mercenari. Ora siete il doge. Potete ordinargli di deporre le armi. Il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina.
E questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose. Ha un esercito intero al suo comando. Allora ne serve uno anche a me. Sapevo che l'avresti detto. L'uomo che ti occorre è Bartolomeo Dalviano. Lui e i suoi uomini detestano Silvio. Vive nel distretto militare, a sud-ovest dell'arsenale. Va bene. Andrò a cercarlo.